Ora parliamo dell'Università di Cagliari che apre giovedì prossimo, 13 luglio, le porte a studenti e famiglie per presentare l'offerta formativa 2017-2018, molte novità dell'anno accademico che sta appunto per cominciare. Vediamo. L'Università di Cagliari apre giovedì prossimo le porte del rettorato per studenti e famiglie per illustrare l'offerta formativa 2017-2018 che si avvicina alle richieste anche del mercato del lavoro, alle esigenze e ai bisogni della nostra regione. 77 attualmente sono i corsi proposti dall'Ateneo, 39 triennali, 33 magistrali e 5 di ciclo unico. E dopo le stanze rosa, le tessere baby, all'Università di Cagliari arriva anche l'asilo nido. Si parte per la cittadella con una convenzione con una struttura del comune di Monserrato, ma presto il servizio per i bambini docenti, ricercatori, personale e studenti sarà a disposizione del polo di Staduchessa. Le tasse non aumentano. Per chi si matricola e ha l'ISEE sotto i 13.000 euro c'è l'esenzione totale. Novità sono legate all'attivazione di 5 nuovi corsi di studio, 3 in ambito sanitario, con anche una laurea magistrale in infermieristica, che è molto attesa dal territorio e dagli studenti, e una laurea magistrale in management del turismo sostenibile. Un'intera giornata dalle 9.30 alle 24 con convegni, incontri, dibattiti sul ruolo multidisciplinare dell'Università del Capoluogo. Si spera di aumentare il numero delle iscrizioni, sempre cresciute negli ultimi 3 anni. Negli ultimi 2 anni c'è un trend in crescita delle immatricolazioni. A noi basterebbe mantenere questo trend in crescita, nel senso che ci rendiamo conto che c'è una disillusione, che c'è molto pessimismo nei confronti in generale della ricerca del posto di lavoro. Piovono i riconoscimenti per l'Ateneo Cagliaritano, quarto in Italia per l'accoglienza agli studenti Erasmus e i primi posti per la gestione dei profili social, sesto poi per l'internazionalizzazione in alcuni campi, mentre sempre più vicina la posa della prima pietra al campus di Viale La Playa. Siamo soddisfatti perché stiamo comunque lavorando molto e bene e devo dire che sta lavorando l'Ateneo nel suo insieme, personale, e studenti, ma sta lavorando anche la città insieme con noi.